Ciao dolcezze, oggi ho pensato di realizzare una nail art dedicata a San Valentino. È una nail art molto particolare e super carina, ma allo stesso tempo bisogna avere un po' di pazienza per ricrearla. Se vi va e se volete vedere passo per passo come ho creato questa nail art, seguite il tutorial. Un bacione! Per velocizzare il tutorial ho già applicato la base ed ho utilizzato questa rinforzante della Rimmel. Successivamente ho fatto un monocolore rosso con questo smalto Gamax bellissimo che si chiama Rosso Ardente. Per creare la busta utilizzo due smalti, il bianco gesso di Gamax e il nero di Astra numero 24 e l'aiuto di un pennellino fine. Per chiudere la busta applico una paillette a forma di cuoricino con l'aiuto di un bastoncino in legno d'arancio e il top coat di Deborah, il Glossy. Sempre con il bianco gesso di Gamax e un pennellino fine creo il foglio bianco sull'anulare. Per creare l'effetto giornale sulla pagina bianca utilizzo un pezzettino di quotidiano leggermente più grande della mia unghia e come liquido utilizzo il paper print di Essence. Il tocco finale, una volta asciutto lo smalto, è applicare il top coat e utilizzo il glossy di Deborah Milano. E questa è la nail art finita, spero con tutto il mio cuore che vi piaccia. Se vi è piaciuta, magari cliccate un pollicione in su. Come sempre, in un commentino, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!